Ti servono crediti? Non sai dove acquistarli? Tony Tubo può aiutarti. FIFACoin.com. Codice Tony e riceverai anche un piccolo sconto. Link in descrizione. Yeho e benvenuti in questo nuovo video. Ciao ragazzi, sono Tony Tubo e oggi siamo qui per un video dove vi vado a spiegare che cos'è l'EA Access. L'EA Access è un abbonamento che sarà presente nei prossimi mesi anche su PlayStation. Io ho la fortuna di essere abbonato da EA Access sul servizio che sta su Xbox da già ormai 3 anni. Siccome molti me lo chiedono spesso in live, vogliono sapere come funziona, che cos'è, oggi faccio questo video per spiegarlo un po' a tutti. Se avete amici che vogliono sapere che cos'è l'EA Access, mi raccomando, condividetegli questo video in modo che possano capire appieno che cos'è. Partiamo subito col dire, ragazzi, che l'EA Access è un'applicazione, ok, e un abbonamento. Quindi, una volta che voi vi scaricate questa applicazione, EA Access Hub, potete decidervi se abbonarvi al costo di, mi pare, 5 euro al mese oppure 29,90 euro annuali, quindi 12 mesi. Scegliete voi in base all'abbonamento che volete fare e una volta che vi siete abbonati a pagamento, potete usufruire di questi vantaggi, ragazzi. Il vantaggio principale di tutti, ragazzi, è quello di poter avere in anteprima notizie su tutti i giochi che riguardano Electronic Arts. Quindi non solo FIFA, attenzione, ma tutti i giochi di Electronic Arts. In più ci sono dei giochi gratuiti che vi vengono dati. Eccoli qua, vi faccio vedere in The Vault i giochi che potete giocare completi, quindi scaricarveli e giocarveli per quanto volete voi. Sono questi qui, sono tutti di produzione di Electronic Arts, compresi nel vostro abbonamento. Cioè, fin quando avete l'abbonamento potete giocare questi giochi, che si parla Mass Effect 3, Mass Effect Andromeda, NBA Live, Need for Speed Payback, Need for Speed Rivals, Eagle, Piante vs Zombie. Guardate, ce ne sono tantissimi. Titanfall, Titanfall 2. Quindi avete tutti questi giochi che fin quando siete abbonati potete scaricare e giocare. Quindi è una cosa molto conveniente avere questo abbonamento, perché già solo facendo l'abbonamento tutti questi giochi che vedete ce li avete gratis. Come potete vedere, FIFA, ci sono tutti i FIFA, il 15, il 16, il 17, il 18, ma manca il 19. L'ultimo FIFA ovviamente non ve lo danno nell'abbonamento, se lo volete comprare lo comprate. Lo stesso discorso per tutti gli altri titoli sportivi, NHL, NBA Live. Ma una cosa molto bella è questa qui, le versioni di prova. Le versioni di prova non sono delle semplici demo, ragazzi, ma sono il gioco completo che vi sarà scaricato. Adesso, come potete vedere, c'è FIFA 19, Battlefield, l'ultimo, e Anthem. Voi cosa fate? Potete scaricare questo gioco completo e provarlo per 10 ore. Quindi per 10 ore di gioco voi ce l'avete completo. Dopo 10 ore lui vi dirà: "Uè, bello, che vuoi fare? Te lo vuoi comprare? Oppure lo vuoi disinstallare, è finito qua." E tu, in base all'esperienza di gioco che hai avuto, magari giochi 10 ore a Battlefield, te ne innamori, lo compri, oppure decidi se non comprarlo, se non ne vale la pena. Questa cosa però, attenzione, questa cosa della versione di prova è molto importante, perché le versioni di prova vengono rilasciate una settimana prima dell'uscita del gioco. Quindi che vuol dire? Che se a settembre avete l'abbonamento EA Access attivo, significa che una settimana prima che uscirà FIFA 20, voi potete scaricare FIFA 20 completo e giocarlo per 10 ore prima della data di uscita. Tra l'altro c'è da dire una piccola cosa, che sia su FIFA 18 che su FIFA 19 ci sono stati dei bug su Xbox che permettevano, una volta che avevi già acquistato la versione digitale, di giocare la versione digitale una settimana prima, quindi non avere questo limite di 10 ore. Però tengo a precisare che è stato un bug. Ora, si potrebbe ripresentare questo bug anche su FIFA 20? Non lo sappiamo. In ogni caso, se si ripresentasse, significa che una settimana prima già c'è il gioco completo in mano. Ovviamente se però hai acquistato la versione digitale. Oltre a questo, questo abbonamento vi dà un'altra serie di cose, ovvero gli sconti. Andiamo per esempio alla pagina di Anthem. Qui già mi dice che lo posso acquistare. Se io vado nello store, ragazzi, lo vado a cercare nello store del gioco, potete notare che siccome ho
l'EA Access, il gioco, anziché costarmi 69,99, mi costa 62,99. Quindi hai degli sconti sui giochi di Electronic Arts, dei piccoli sconti. Qui, come potete vedere, risparmierei 7 euro. Stessa cosa anche per FIFA 20. Se avrò l'abbonamento attivo sulla versione digitale, quindi quella da scaricare, non il dischetto, ci avrò praticamente quasi 10 euro di sconto per comprarlo. Oltre a questo, riceverete anche degli sconti per quanto riguarda le microtransazioni. Come potete vedere, io qui, essendo membro di EA Access, che compare in basso, vedete qui in basso sotto i FIFA Point, c'ho una linea rossa tratteggiata sul costo, perché c'ho degli sconti anche sui FIFA Point. Quindi il taglio da 99,99 lo pagherò 89,99, quindi 10 euro in meno. Questo vantaggio ovviamente sta su tutti i tagli in proporzione, tipo questo da 40 lo pago 36, questo da 20 lo pago 18, questo da 15 lo pago, che è 1,50 euro in meno qua, 1 euro in meno qui. Quindi ragazzi, come potete vedere, ci sono questi sconti che vengono fatti sui FIFA Point all'interno, diciamo, di FIFA. E per chi magari sa che durante l'anno spenderà più di 48.000 FIFA Point, quindi durante l'arco dell'anno comprerà più di 400 euro di FIFA Point, vi consiglio di fare l'abbonamento annuale, che ne vale la pena, perché i 30 euro dopo 3 tagli da 12.000 che comprate avete già risparmiato su quello che è l'abbonamento annuale. Poi dal quarto taglio in poi avete risparmiato 10 euro di FIFA Point sempre. Ovviamente questo è un discorso che non vale per tutti, perché non tutti spendono questa cifra durante l'anno su FIFA, però è giusto per informarvi che comunque è un abbonamento molto conveniente. Infatti io, che shoppo tantissimo, lo utilizzo soprattutto per il risparmio che mi dà sui FIFA Point. E ragazzi, conviene, perché comunque vi fa provare il gioco in anteprima 10 giorni prima. E vi dirò di più, per noi che giochiamo a FIFA, questa cosa mi ha sempre portato un enorme vantaggio sui crediti, perché poter iniziare a fare mercato 10 giorni prima del lancio del gioco, anche se in parecchi usano i access, quindi non sono l'unico, però raga, vi porta veramente uno step avanti. Quindi voi che giocate su PlayStation, sarà il primo anno di access, non tutti lo capiranno, fatevi furbi, fatevi almeno il mensile da 5 euro a settembre, così trovate il gioco 10 giorni prima, potete comprare qualche pacchetto, potete fare qualche SBC, potete fare qualche partita che vi dà crediti, iniziate a fare mercato 10 giorni prima, fidatevi ragazzi, che è un vantaggio enorme che ve lo portate dietro per i primi mesi di gioco. Vi fa stare uno step avanti a chi inizia il gioco 10 giorni dopo. Quindi non perdete l'occasione, non mi paga Electronic Arts per fare questo sponsor, ci tengo a dirlo, però è una cosa molto conveniente per voi, per tutta l'utenza, e quindi quando una cosa Electronic Arts la fa bene, dobbiamo dirlo. Questo ragazzi, se avete altri dubbi, altre cose che non avete capito, credo di essere stato quanto più chiaro possibile nel spiegarvi questo abbonamento, ma se c'è qualche dubbio scrivetemelo sempre in un commento. Mi raccomando, lasciate un bel like per supportare questo video e per farlo vedere a quante più persone possibili. E se avete amici che non sanno come funziona EA Access, condividetegli questo video. Da YouTube è tutto, se non sei iscritto ancora mi raccomando iscriviti, attiva la campanella. Noi ci ribecchiamo al prossimo video, bella ragazzi!